Se vuoi per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo. Quando si parla del bambino, gli animi si raddolciscono. L'umanità intera condivide l'emozione profonda che viene dal bambino. Il bambino è una sorgente d'amore. Quando lo si tocca l'amore. L'educazione comincia dalla nascita. Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi. La scuola è quell'esilio in cui l'adulto tiene il bambino fin quando è capace di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio. Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino. Esiste villania maggiore dell'offendere e battere un bambino? Molto si è parlato in questi ultimi tempi dei diritti dell'uomo, e specialmente dei diritti del lavoratore, ma è giunto il momento di parlare dei diritti sociali del bambino. Il bambino è un corpo che cresce e un'anima che si svolge. Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere successo. Aiutiamoli a fare da soli. Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. Se si è imparato ad imparare, allora si è fatti per imparare. Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino. I genitori non sono i costruttori del bambino, ma i suoi custodi. Chi tenta di correggere il bambino con la forza e con il peso della propria autorità si accorgerà ben presto di aver fallito nel suo intento. Il bambino risponderà in modo forte, esplicito, perfino violento. L'adulto deve rinunciare anzitutto ad essere verbalmente e praticamente il despota a cui il bambino deve obbedienza, con la pretesa che la mente infantile si formi secondo un piano stabilito. A priori, l'adulto deve dare e fare quel tanto che è necessario affinché il bambino possa utilmente agire da solo. Se fa meno del necessario, il bambino non può agire utilmente. Se l'adulto fa più del necessario, e perciò si impone o si sostituisce al bambino, spegne i suoi impulsi fattivi. La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice. Insegnare i dettagli significa portare confusione. Stabilire i rapporti tra le cose significa dare conoscenza. Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente, e nasce la volontà di riuscire, di superare un ostacolo, la coscienza si arricchisce di qualcosa di ben diverso da una semplice cognizione. È la coscienza del proprio valore. Le mani sono gli strumenti propri dell'intelligenza dell'uomo. Il gioco è il lavoro del bambino. L'ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e invitano il bambino a condurre le proprie esperienze. Chi non comprende che insegnare a un bambino a mangiare, a lavarsi, a vestirsi, è lavoro ben più lungo, difficile e paziente che imboccarlo, lavarlo, vestirlo. Tutto quanto è aiuto inutile, è impedimento allo sviluppo delle forze naturali. Nel nostro tempo e nell'ambiente civile della nostra società, i bambini vivono molto lontani dalla natura ed hanno poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o di averne diretta esperienza.
I bambini sono esseri umani ai quali si deve rispetto, superiori a noi a motivo della loro innocenza e delle maggiori possibilità del loro futuro. Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l'umanità. Rendiamoci conto che il bambino è un operaio e che il fine del suo lavoro è di produrre l'uomo. Il nostro mondo è stato lacerato e ha ora bisogno di essere ricostruito. Io prego i cari bambini, che possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo.